scrivere la sua legge di bilancio. Se vincerà le elezioni. È successo quello che doveva succedere, perché non si può governare con fantasmi che non hanno un'idea, una visione politica e che sono figli di un personaggio grottesco e paradossale che si chiama Grillo, che non c'è più da un anno. Da quando sono arrivati al governo, Grillo è sparito e ha messo lì questo piccolo fantoccio educato che non laureato, non lavorante, è diventato ministro del lavoro e vice premier, con la visione di dare i danari a tutti quelli che poverini hanno bisogno, impedendo con ciò lo sviluppo dell'economia, creando quindi un danno terribile al paese e chiamandosi Grillini senza Grillo. Quindi mi pare che sia inevitabile. Io dissi nel mio discorso di fiducia provocatoria: nel disordine e nell'ignoranza io prospero e sono qui per assistere al vostro declino. Ho assistito al declino. Il declino che ha portato loro progressivamente a perdere quasi 2/3 dei voti, non credo che prenderanno più del 10%. In ogni caso Salvini, nel suo abbraccio mortale, ha triplicato i suoi voti, quindi ha creato un effetto imprevedibile ed è quello il punto su cui avevo sbagliato, chiedendo a Berlusconi di non dargli il via libera per uscire dalla sua coalizione. E invece abbracciandoli ha creato questo effetto. Ora a questo punto è chiaro che il Presidente del Consiglio deve sciogliere le Camere. Questo è il Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica deve sciogliere le Camere, il Presidente del Consiglio fa la sua parte. Conosce bene anche i meccanismi della politica.